Un giorno in una parrocchia avevo fatto questa esperienza. Avevo fatto un incontro con un gruppo di persone veramente bravi. Che bello questo incontro sul Vangelo. E avevo presentato loro il comandamento nuovo di Gesù. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Lo sentiremo, ecco, nelle prossime domeniche. Non ho fatto altro che spiegarlo alla lettera, così come lo spiega Gesù: dar la vita significa morire, ecco, e poi le conseguenze, no? Che Gesù è in mezzo a noi se ci amiamo come Lui, che l'amore è reciproco, e queste cose che sono altro che l'esegesi normale del testo evangelico, no? Ecco, stupore, le reazioni di queste persone meravigliose sono state reazioni di grande rifiuto. Forse le stesse reazioni che avevano 2000 anni fa coloro che ascoltavano Gesù. Ecco, si vede che per una volta non avevano sentito il brano di Vangelo così, come una cantilena che già senti, ma l'avevano preso sul serio, ascoltato sul serio. E quando ascolti il Vangelo sul serio vai in crisi, no? È stato un momento di sconcerto, di smarrimento, di rifiuto, proprio come accadeva tantissimi anni fa, quando Gesù parlava e sentivano queste parole per la prima volta. Ecco, sentite un po' che cosa mi dicevano queste persone meravigliose. Ma queste cose sono impossibili da vivere. È bello teoricamente, ma la vita reale è un'altra cosa. Tu mi vuoi dare una Ferrari, ma io non ho la patente e non so guidare. Ma è possibile amare tutti allo stesso modo? Ecco, queste sono alcune delle frasi che hanno detto a pelle queste persone che stimo moltissime. E ancora, non è possibile. Chi dice di vivere così si autoconvince, ma poi in realtà non lo fa veramente. Come faccio a vedere Dio in uno che si comporta male? È nato un rifiuto spontaneo verso le parole di Gesù. Infatti, se le prendi sul serio, se cerchi di capirle bene, cosa che naturalmente noi non siamo tanto abituati a fare, sembra che sia un pazzo, sembrano le parole di un folle. Sembrano un'utopia, poesia, sembrano le parole di uno che vive in un altro mondo e allora le rifiuti. Ecco lo scandalo. È un'esperienza che tutti noi dobbiamo arrivare a fare prima o poi. Scandalizzarci di Gesù, delle sue parole, del suo insegnamento. Forse non può nascere in noi la vera fede se non passiamo attraverso lo scandalo. Perché vi racconto tutto questo? Perché è questo che ci può far capire il Vangelo di oggi. Perché Gesù racconta la parabola del buon pastore? Perché ha di fronte a sé discepoli scandalizzati. La parabola del buon pastore è al capitolo 10 di Giovanni, ma i capitoli 6, 7, 8, 9 di Giovanni io li definirei i capitoli dello scandalo. I discepoli, la gente che prima erano entusiasti di Gesù, perché aveva fatto la moltiplicazione dei pani, eccetera, si scandalizzano di Gesù, delle sue parole. Molti lo abbandonano, qualcuno non lo abbandona, ma non per questo capisce le sue parole. Ecco cosa dicevano a pelle, dicevano dopo aver ascoltato appunto Gesù: questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Ecco, questa è una citazione del Vangelo di Giovanni. Sembrano proprio le obiezioni che sentivo in quell'incontro con queste persone che avevo fatto quell'incontro sul Vangelo di cui raccontavo prima. Questo è lo scandalo. Di fronte allo scandalo c'è la scelta: o abbandonare o rimanere. Visto che molti lo avevano abbandonato, dice sempre Giovanni, Gesù dice ai suoi discepoli: volete andarvene anche voi? E Pietro: Gesù, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna.
Pietro non capisce le parole di Gesù, esattamente come è capitato a questi miei amici, esattamente come capita a noi molte volte. Non le capisce esattamente come tutti gli altri, però decide di rimanere. Cosa vuol dire oggi abbandonare o rimanere? Abbandonare significa rientrare nell'atteggiamento della maggior parte delle persone che vengono in chiesa, l'abitudinarietà, il rito. Significa mettere un filtro, rifiutare inconsciamente quella parte del messaggio di Gesù che ci manda in crisi, che ci scandalizza. Significa mettere i paraorecchi, non ascoltare profondamente, avere la testa da un'altra parte quando si spiega il Vangelo. Diventare impermeabile ad ogni richiamo che possa scalfire le mie certezze. Non abbandonare, rimanere invece significa accettare di lasciarsi mandare in crisi da Gesù, accettare che le sue parole ci possono sembrare paradossali, senza interpretarle però, senza indebolirle, senza dire solo una metafora, e provare a viverle, a metterle in pratica. E per questo secondo tipo di persone, e per Pietro che ha deciso di rimanere perché dice Gesù: tu solo hai parole di vita eterna, e per persone così che Gesù racconta la parabola del buon pastore, perché un pastore è uno che ti conduce, però uno che ti conduce ti interessa solo se vuoi seguirlo, se ti fidi di lui, se hai un posto dove andare. Se tu vuoi continuare a vivere come hai sempre vissuto, facendo per esempio categorie tra le persone, guardando la vita e la gente solo con l'occhio umano e non con l'occhio della fede, non con l'occhio della parola di Dio, ecco, del Vangelo, tu non hai bisogno di un pastore che ti conduca. Tu hai bisogno di uno che ti conduca a una visione diversa della vita, se veramente ti fidi, se ti lasci mandare in crisi. Se tu ci stai, se tu vuoi provare a vivere le parole di Gesù, anche se a volte ti sembrano esagerate, hai estremo bisogno di un pastore, di un maestro, di una guida. Gesù, con la parabola del buon pastore, sta parlando a Pietro, sta parlando a te, sta parlando a questi miei amici che sono andati in crisi quando ho spiegato il comandamento nuovo di Gesù. Non ti preoccupare se le mie parole ti scandalizzano, dice. E nonostante, è normale che è così, sarà sempre così. Non ti preoccupare, sarò io che ti guiderò a viverle, sarò io che ti condurrò. E pian pianino scoprirai che non solo è possibile vivere così, ma è anche facile. Fidati di me, io sono il buon pastore, ti condurrò io. Fidati di me, il buon pastore dà la vita per le pecore. Ho dato la vita per te. Pensi forse che ti chieda cose impossibili? Non vedi che ti amo veramente? Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Ti conosco, so le tue difficoltà, i tuoi dubbi, so le situazioni in cui vivi. Quello che ti chiedo non te lo chiederei se fosse impossibile. Anche tu mi conosci, sai che ti amo e allora fidati di te. Prova a vivere le mie parole. Perché mai dovrei ingannarti? Ecco, allora... Che bello, se avete fatto l'esperienza dello scandalo, di scandalizzarvi delle parole di Gesù, e adesso potete fare la scelta di essere sue pecore e di seguirla. Lo facciamo insieme, anch'io lo voglio fare con voi.